Ricomincia la stagione dell'arrampicata sportiva. Tre splendide discipline, il boulder, la speed, ovvero la velocità, e la lead. Tre splendide discipline che fanno un affascinante sport, ovvero il climbing, che spera di approdare nel 2020 alle Olimpiadi di Tokyo. L'arrampicata sportiva è nella shortlist, dipenderà insomma dalle federazioni internazionali e dipenderà ovviamente dagli organizzatori delle Olimpiadi nel Sol Levante. Anche questa stagione riparte dunque il magazine del climbing su Rai Sport. Andiamo a vedere di che cosa ci occuperemo in questa prima puntata. In primo piano gli europei di boulder ad Innsbruck in Austria, poi un'intervista a Stefan Scarperi, nostro rappresentante azzurro, poi le gare di Coppa del Mondo di speed e boulder, le prime di questa lunga stagione. Partiamo allora dal boulder, per la precisione dagli europei di specialità che si sono svolti in terra austriaca ad Innsbruck, il capoluogo del Tirolo. Con circa 120.000 abitanti è la quinta città più grande dell'Austria, attraversata, lo vedete, dal fiume Inn. Il suo nome deriva da Inn e Brook e significa ponte sull'Inn. Tra i simboli di Innsbruck il Goldenes Dachl, il tetto d'oro, simbolo appunto della città, un tetto coperto da tegole di rame dorato. Qui siamo già sulle partecipanti alla finale al femminile: Mina Markovic, Slovenia, Fanny Gilbert, Francia, Monica Recci, Germania, Jessica Pilz, Katharina Sauerwein e Anna Storr, tutte austriache. Per quanto riguarda invece i finalisti al maschile, il nostro Stefan Scarperi, Martin Stranik, Jan Hoyer, Germania, il primo Cechia, poi Alexei Rubtsov, Russia, Adam Ondra e ancora il beniamino di casa, visto che è nato proprio ad Innsbruck, Jakob Schubert. Qui il pubblico ad entrare, per ultima la campionessa del mondo, la germanica Juliane Wurm, e poi ad entrare per ultimo tra gli uomini il campione del mondo in carica, il ceco Adam Ondra, che è campione del mondo anche della lead, titoli conquistati nel 2014 a Monaco. Mai successo prima. Vediamo anche il nostro Stefan Scarperi inquadrato proprio mentre sta ripassando le prese dei vari blocchi da affrontare in questa finale valida per il campionato europeo. Qui siamo sulle ragazze, in particolare sulle ragazze tedesche, austriache, Katharina Sauerwein e Anna Storr. E poi partiamo proprio dalla Sauerwein, l'austriaca. Qui il pubblico davvero molto numeroso e competente in quella di Innsbruck. Come sempre un pubblico molto attento. Il boulder tra l'altro è una delle discipline più amate in questi ultimi anni per quanto riguarda l'arrampicata sportiva. Il boulder si espleta, si effettua su questi blocchi. Qui vedete intanto proprio Adam Ondra, il campione del mondo, che va a prendersi il top sul primo blocco. Dicevamo, gli atleti si affrontano, si danno battaglia, sono di prese su blocchi di 4-5 metri con numerose difficoltà e senza imbrago, senza la corda di sicurezza, cioè perché in fondo alle pareti ci sono questi morbidi materassi. Intanto il nostro Stefan Scarperi, numero 84, con la canotta bianca, 24enne di Appiano, alle porte di Bolzano, prova questo lancio, non riesce a tenere su questo blocco, niente da fare, si deve arrendere, sbuffa un po' il nostro Stefan Scarperi. Dicevamo, sotto ci sono i materassi, quindi si può cascare sul morbido, nessun problema ovviamente per gli atleti. Jan Hoyer, Germania, eccolo inquadrato, per lui dorsale 44, la canotta nera, i pantaloncini verdi, attaccato a questo volume, va a prendersi il top e chiude anche lui, così come aveva chiuso il blocco Adam Ondra, il ceco che abbiamo visto in precedenza. La gioia di Jan Hoyer. E qui inquadrata in primo piano Anna Storr, dorsale 134 per la ragazza austriaca, che va a chiudere il blocco. Eccola qua con la canotta verde dell'Austria. Sullo sfondo c'era inquadrato, stavo dicendo, Adam Ondra. Eccolo qui, appeso a testa in giù, il ceco, sempre spettacolare il modo di arrampicare di questo ragazzo nato a Brno il 5 febbraio del 1993. Eccolo qui inquadrato, ha vinto due coppe del mondo, una di boulder ed una di lead, e due mondiali, come già detto, nel 2014 ha conquistato sia il titolo di lead che quello del boulder.
E qui siamo su Juliane Wurm, la ragazza tedesca che sta affrontando il suo blocco, va fino al top, va fino a quella presa lì in cima, la tiene con le due mani, chiude e torna poi ovviamente sul materasso la ragazza germanica, quindi grande prova per lei col numero 101. Ma attenzione al nostro Stefan Scarperi, eccolo qui, impegnato, numero 84, maglietta bianca, vincitore della Coppa Italia 2014 di Boulder e anche campione in carica della stessa disciplina, ha conquistato il titolo tricolore a novembre a Modena davanti a Marcello Bombardi e a Riccardo Piazza. Al femminile in quell'occasione vinse invece a Giagollo. Molto molto bene qui Stefan Scarperi sul terzo blocco, alla grande il ragazzo, il 24enne di Appiano, va fino in cima ora. Deve andare a prendersi la presa con tutte e due le mani, la gioia, grande, grande prova di Stefan Scarperi che chiude dunque al meglio questo terzo blocco e si becca gli applausi del competente pubblico di Innsbruck. E qui siamo già su Jan Hoyer, il ragazzo tedesco che si sta davvero molto ben comportando in questa rassegna continentale qui nel capoluogo del Tirolo ad Innsbruck, ricordavamo quinta città per abitanti dell'Austria dopo Vienna, Grazie, Linz e Salisburgo. Qui Hoyer però non riesce a chiudere brillantemente come ha fatto invece il nostro Stefan Scarperi questo terzo blocco, niente da fare per lui. Vediamo come si comporterà su questo blocco invece il grande Adam Ondra, numero 47, maglietta bianca e blu, il campione del mondo in carica della specialità, lo abbiamo detto. Lui che ha vinto oltre che due mondiali anche due medaglie d'argento iridate, inoltre vanta anche due bronzi mondiali nella difficoltà nel lead, ma niente da fare, questo blocco appare ostico anche al campione del mondo Adam Ondra e quindi si deve arrendere. Qui siamo tornati, altro blocco, altra difficoltà sempre su Stefan Scarperi, prova il lancio per tenere quel volume arancione, non ce la fa, torna dunque sul materasso il gran pubblico qui di Innsbruck e siamo nuovamente su Jan Hoyer che si sta giocando la medaglia d'oro a questa rassegna continentale. Dietro di lui c'è Ondra, momentaneamente è terzo in classifica il nostro Stefan Scarperi, arriva invece qui al top Jan Hoyer, chiude la gioia, la esprime con questo urlo sul materasso il ragazzo, il simpatico ragazzo tedesco con la calotta nera. Qui siamo ancora su Anna Stör, eccola qui inquadrata la ragazza austriaca e qui invece nuovamente Adam Ondra che non perde e colpo su questo blocco, va a chiuderlo, vedete lì dove c'è la scritta top, va la gioia anche per Adam Ondra che saluta il suo pubblico, che saluta il pubblico di Innsbruck. E questa Juliane Wurm impegnata, guardate che equilibrismo su questo blocco per le ragazze, quasi quasi non c'è neanche da respirare, una micro presa poi si butta su ma non riesce a chiudere, è in testa però la campionessa del mondo uscente in carica e va a vincere anche gli europei. Allora, terzo posto per il nostro Stefan Scarperi in questa rassegna continentale, in quella di Innsbruck. Eccolo qui, davvero un grande successo per i colori azzurri. Poi un secondo posto invece per quanto riguarda Adam Ondra in questo europeo e va ad aggiudicarsi la medaglia d'oro, il titolo continentale, il tedesco Jan Hoyer e qui Juliane Wurm, prima dunque che va a conquistare una splendida medaglia d'oro davanti alla Anna Stör e Katharina Sauerwein, le due austriache, poi la Recci, l'altra tedesca, poi la Jessica Pilz, ancora Austria, Mina Markovic sesta e Fanny Gibert settima, ma in gara. Ma andiamo a vedere la classifica al maschile, nuovo campione continentale Jan Hoyer, poi Adam Ondra terzo, bronzo dunque Stefan Scarperi, dunque medaglia importante, storico bronzo, una medaglia che nella massima rassegna continentale di questa specialità l'Italia mancava dal 2004 quando Gabriele Moroni conquistò anche in quel caso il bronzo nell'edizione tenutasi a Lecco. Ma noi siamo andati a trovare Stefan Scarperi, sentiamo che cosa ci ha detto. Tu fai i tracciati, no? Com'è? Difficile, facile, come si fanno? Allora, adesso lo faccio qua già da 4 anni, da quando la palestra è aperta. Per me è una grande soddisfazione, mi piace molto tracciare e mi viene abbastanza facile.
Cambiate tutti i giorni la tracciatura, cambiate tutte le settimane, come funziona? Le cambiamo tutti i mesi, più o meno 30 vie e una parete boulder. Stefan, allora parliamo soprattutto di te, non solo del fatto che tu sei un tracciatore, ma soprattutto del fatto che tu sei un atleta azzurro che ha anche conquistato quest'anno il suo miglior risultato, una medaglia di bronzo, un terzo posto agli europei di Boulder a Innsbruck. Raccontaci un po' questa esperienza. Sì, era una grande emozione, era ad Innsbruck, era la prima gara della stagione, è andata molto bene, sono entrato bene, ho fatto bene la qualifica, sono entrato in semifinale. E poi non me l'aspettavo di entrare in finale. Sei entrato come sesto in finale, giusto? Esatto, come ultimo, e è una grande emozione. La tua finale l'hai vinta, tra virgolette, sul terzo blocco, che ha creato numerosi problemi anche al campione del mondo in carica, quella Adam Ondra, che è un po' anche la bandiera dell'arrampicata, del climbing. Tu l'hai chiuso davvero alla grande, con tanti tanti applausi da parte del numerosissimo pubblico e competente anche pubblico di Innsbruck. Sì, il terzo blocco era un po' il mio stile, è andata molto bene. Quando ho visto che posso raggiungere la zona, sapevo che posso arrivare anche al top e alla fine sono stato... E alla fine è andata così, proprio. Sì, esatto. Vieni che andiamo qui, a proposito di blocchi, parliamo di blocchi e parliamo di boulder, eccolo qua, no? Perché lì eravamo davanti a una parete che non è quella del boulder, qui adesso ci sono tante prese, quando vediamo le gare non ci sono ovviamente tutte queste prese, però insomma, no? Si arrampica per arrivare al top, per arrivare lassù in cima, sotto c'è il materasso, non c'è imbrago, però ci sono problemi duri da risolvere nel boulder, no? Veramente difficili. Esistono problemi facili, duri, tutto quello che si vuole. Quanto ti alleni? Un paio di ore. Un paio di ore al giorno, sì. Quindi insomma. Ogni anno c'è più concorrenza e diventa sempre più difficile anche solo entrare in semifinale. Sì, è bella tosta. Ma Stefan, dimmi una cosa, tu preferisci le pareti o preferisci la falesia? Tutti e due mi piacciono molto, quando ho tempo vado in falesia. E hai fatto anche una via aperta da Adam Ondra ad Arco, no? Biologico, un 9A che insomma è già impegnativa, insomma, no? Era questo inverno e volevo provare sta via e alla fine mi piaceva e dopo 5-6 giorni sono riuscito a salirla. Com'è che hai cominciato ad arrampicare? Che cos'è che ti ha portato alle prese, alle falesie, ad arrampicare? Ho cominciato con la scuola di Appiano, con 10 anni. Appiano, che è il paese dove abiti, alle porte, esatto, di Bolzano, no? C'è una piccola palestra dove ho iniziato ad arrampicare e da lì non, più non smesso. Ho mai più smesso, sì. E qui siamo invece in Canada, lasciamo dunque l'Alto Adige, lasciamo Stefan Scarperi per andare a seguire a Toronto la Coppa del Mondo di Climbing, ed esattamente di Boulder c'è ovviamente anche il nostro Stefan Scarperi insieme a Michael Piccolruaz, rappresentanti azzurri in questa tappa di Coppa del Mondo a 2 settimane dallo splendido bronzo conquistato agli europei di Innsbruck. Scarperi dunque è tornato in gara in campo internazionale, qui vediamo sempre il nostro Ondra impegnato e dall'altra Noguchi, la giapponese, anche lei fortissima per quanto riguarda il bouldering. Siamo ancora sul cieco Adam Ondra, dicevamo dunque Scarperi è tornato in gara, qui però le cose non sono andate altrettanto bene, non sono andate nemmeno male, alla fine il nostro ragazzo, il nostro 24enne altoatesino ha chiuso in 14ª posizione nella prova che, vi diciamo subito, ha vinto il francese Alban Levierre, che si è dunque aggiudicato questa prova a Toronto davanti allo statunitense Nathaniel Coleman e al campione del mondo in carica che abbiamo già visto impegnato Adam Ondra. Fuori dalla finale sia Scarperi che l'altro azzurro in gara Michael Piccolruaz, che alla fine si è piazzato soltanto, si fa per dire, 22esimo, perché come ricordava anche nella intervista realizzata da noi a Stefan Scarperi, ormai la concorrenza è davvero tanta, tantissima, e quindi non è facile ovviamente per nessuno, nemmeno conquistare una semifinale, come ricordava appunto Stefan Scarperi. Della classifica al maschile abbiamo detto Alban Levierre davanti a Nathaniel Coleman e Adam Ondra. Della classifica femminile invece qui vediamo impegnata Akiyo Noguchi, che alla fine si dovrà accontentare del secondo posto,
con 3 top su 7 tentativi. Meglio di lei però ha fatto Anna Stör, l'austriaca, che con 3 top in 6 tentativi. Qui vediamo proprio Akio Noguchi che va a chiudere il suo blocco. Dicevamo, meglio fatto Anna Stör, che alla fine si è dunque conquistata il primo posto. Terza la neocampionessa europea Juliane Wurm, la tedesca, che si deve però in questo caso contentare del gradino più basso del podio. Intanto vediamo alla sinistra, abbiamo visto che ha chiuso ora la via Nathaniel Coleman, secondo lo statunitense, alle spalle di Alban Levier, e qui siamo proprio su Juliane Wurm, che invece ha chiuso terza nella classifica femminile. Per lei 2 top soltanto rispetto ai 3 conquistati da Noguchi e Stör, e quindi era difficile andare a prendersi in questo caso la vittoria. E nel riquadro di sinistra dei vostri teleschermi, gentili telespettatori di Rai Sport, c'è proprio Alban Levier, il francese, che ha vinto per lui 3 top in 6 tentativi, 3 top anche per Nathaniel Coleman, ma in 9 tentativi, e poi Adam Ondra in questo caso 2 top. Eccolo qua Alban Levier che torna sul materassone dopo aver chiuso il blocco. Per lui dunque vittoria in quel di Toronto. Questo è il podio dunque al femminile: Anna Stör prima, Akio Noguchi seconda, Juliane Wurm terza. E questo è il podio invece al maschile: Alban Levier davanti a Nathaniel Coleman, e dopo il solito immancabile Adam Ondra, con il quale ovviamente bisogna sempre, sempre fare i conti. Alban Levier primo, lo vedete dalla sovrimpressione, dalla grafica, Nathaniel Coleman e poi Adam Ondra, nessun azzurro, Anna Stör e poi Akio Noguchi e Juliane Wurm. Alex Puccio giù di un soffio dal podio, la brava statunitense, la Puccio, che abbiamo visto più volte in gara anche al Rockmaster ad Arco. E qui cambiamo ancora una volta gara, rimaniamo oltreoceano, ma si va a Vail in Colorado, sempre per la Coppa del Mondo di Boulder, dunque in quel degli Stati Uniti. Anche in questo caso avete visto tanti gli atleti al via, i migliori. Per quanto riguarda gli azzurri, c'è sempre il nostro Stefan Scarperi e Michael Picor-Ruetz. Qui vediamo appunto inquadrata e impegnata Megan Mascarenhas, Stati Uniti, nome spagnoleggiante, ma bandiera quella stelle strisce degli Stati Uniti. E poi dall'altra parte vediamo l'altro statunitense, Coleman, che abbiamo visto tanto bene ha fatto nella tappa precedente, in quella del Canada, in quella di Toronto. Eccolo qui Nathaniel Coleman alle prese con il suo blocco, alle prese con le difficoltà da superare per arrivare lassù in cima dove c'è il top. Abbiamo detto qui si arrampica su 4-5 metri al massimo, e per quanto riguarda gli atleti conta arrivare lassù in cima. Il numero di tentativi necessari per ottenere il bonus anche conta per arrivare in zona, mentre qui è impegnato col numero 42 il campione del mondo Ondra. Conta il numero di tentativi necessari per completare con successo il boulder, dunque per arrivare al top, e ai fini del calcolo del punteggio un tentativo verrà conteggiato ogni volta, viene conteggiato ogni volta che il concorrente inizia il boulder o tocca con le mani o con i piedi o con la magnesite appunto la presa diversa, una presa diversa da quella della partenza. In questo caso vedete Adam Ondra è arrivato al top, quindi conta arrivare lassù in cima perché ovviamente è il meglio, si riesce a chiudere la via, chi prima ci riesce più punti si porta a casa, e ovviamente questo fa la differenza alla fine per quanto riguarda la classifica. Abbiamo visto Adam Ondra si è comportato davvero molto molto bene in questo caso sul blocco di Vail in Colorado. Qui Shauna Coxey, la ragazza inglese Gran Bretagna, che va a chiudere o quasi, ora vedremo se riuscirà davvero a tenere con tutte e due le mani la presa, va tenuta con tutte e due le mani del top, va a chiudere dunque la Coxey, la britannica con il dorsale numero 92, questo blocco, brava anche per lei, applausi. E poi torniamo ovviamente sulla giapponese Noguchi,
uscì una delle migliori interpreti, lei pesa poco, brevilinea, una delle migliori interpreti per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Boulder, la gioia della nipponica che anche lei va a chiudere la via al meglio. Akiyo Noguchi dunque, e qui siamo su il campione continentale che abbiamo visto impegnato alla grande in quell'Innsbruck per i campionati europei, Jan Hoyer, eccolo qua, sempre con la sua canotta nera, la maglia dunque di rappresentanza della Germania, pantaloncini verdi, numero 40, affronta questo volume, spaccata per lui, va a prendere il volume da sotto, non sa bene come affrontarlo, deve fare quel lancio per andare a prendersi la presa e chiudere il blocco, ce la fa il tedesco, dunque Jan Hoyer, e qui siamo già al podio, Megan Mascarenhas, Stati Uniti, medaglia d'oro, Akiyo Noguchi, Giappone, seconda, Shona Coxey, la britannica, è terza, questo è il podio al maschile, Jan Hoyer, dunque va a vincere anche qui, Nathaniel Coleman, secondo, Adam Ondra, ancora una volta, terzo, ancora niente gradino più alto del podio per Ondra. Allora Mascarenhas, Noguchi, Coxey e poi via via tutte le altre, Hoyer, Coleman, Ondra, Sharafudinov, Dmitry Sharafudinov, altro grande interprete del Boulder, il russo, che però questa volta si deve accontentare della medaglia di legno, il quarto posto. Ed ora qui cambiamo completamente continente, andiamo in Cina, prima tappa in Asia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Climbing, ancora Boulder, siamo a Chongqing e qui siamo subito a seguire Sean McCall sulla sinistra e Aya Onoe sulla destra, dunque gara già che entra nel vivo per quanto riguarda la prima prova, la prova in quel della Cina per quanto riguarda il